Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Una nota congiunta dei leader del centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dice questo. Oggi il governo ipotizza una cabina di regia con le opposizioni. Il ravvedimento appare tardivo. Il centrodestra è sempre stato a disposizione dell'Italia. Ma oggi più che mai l'unica sede nella quale discutere è il Parlamento della Repubblica Italiana. Questo è importante quello che dicono perché il governo, fino adesso in 8 mesi, non ha mai ascoltato il centrodestra che ha proposto migliaia di soluzioni, migliaia di emendamenti. Gli emendamenti sono proposte di modifica ai decreti. Non è stato mai ascoltato. Mattarella diceva all'inizio: ascoltateli, mettetevi insieme, parlate. E Conte aveva fatto finta di instaurare quelle cabine di regia, ma era una farsa, uno specchietto per le allodole, per far finta di fronte al paese, a Mattarella, il Presidente della Repubblica, che il governo stesse collaborando con l'opposizione. In realtà collaborazione non c'è mai stata. Qualche telefonata di un minuto, giusto per avvertirli, sto facendo questo. Ovviamente non è collaborazione, è una presa in giro. Adesso il governo vuole improvvisamente, mentre la situazione precipita, collaborare, no? PD insiste, collaborare, 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 ma la realtà è quella che il governo vuole trascinare giù nel precipizio anche l'opposizione. Le loro scelte sbagliate in questi 8 mesi hanno portato a vari danni al paese. Adesso che la situazione sanitaria è praticamente ingestibile, la situazione economica è devastante e la situazione sociale è critica, sono già cominciate le rivolte nelle piazze, adesso il governo dice trascinate dentro anche l'opposizione, se no nei sondaggi ci travolgono. E perdiamo quello che abbiamo guadagnato di consenso in questi mesi. Perché voi sapete che comunque gli italiani si sono stretti intorno a chi comanda, no? A questa guida, a questa luce. Questa luce si è spenta, ormai la fiaba con Conte e gli italiani è finita, semmai si è potuto parlare di fiaba. E quindi il centrodestra dice, beh, come cantava Vasco Rossi, ormai è tardi, tan, 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 non si torna. Ecco, ormai è tardi, ormai è tardi. Cercatela in YouTube, ormai è tardi di Vasco Rossi e potrebbe essere, quando chiama Conte potrebbero mettergli registrata, ormai è tardi di Vasco Rossi. No? Dice, pronto, sono Conte, ormai è tardi. E così lì spiegano i capi del centrodestra, sono depositate in Parlamento le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo. Quindi il centrodestra dice, bene, volete collaborare, le cabine di regia, le cabine sono solo le cabinovie, quelle che vanno per scia a sciare, no? Le cabine di regia, o le cabine del telefono, dove Conte chiama, sono Conte. Il centrodestra dice giustamente, ma quale cabine? Ma che stai dicendo? Il Parlamento si chiama Parlamento perché si parla lì, non si fanno le cabine, si parla lì. Esiste il Parlamento, si discutono le cose lì. Non tu e i capi dell'opposizione, del centrodestra, perché quella poi è solo una farsa. Così il centrodestra dice, lì, in Parlamento, sono depositate le numerosissime proposte formalizzate da noi e ignorate dal governo. E lì in Parlamento verranno presentate le altre. Non siamo disponibili invece a partecipare a operazioni di palazzo che sembrano dettate più che da una reale volontà di collaborazione, dal tentativo di voler coinvolgere l'opposizione in responsabilità gravi che derivano dall'immobilismo e dalle scelte sbagliate effettuate dal governo. Beh, la risposta è perfetta. Direi che è una risposta magistrale, perché dice, beh, in Parlamento, perché queste proposte di collaborazione sembrano dettate dal fatto di voler coinvolgerci
in responsabilità gravi che derivano dall'immobilismo e scelte sbagliate. L'immobilismo qual è? È quello che in 6 mesi questo governo non ha fatto niente. Da maggio a ottobre che cosa ha fatto? Nulla. Ha pensato a smantellare i decreti di sicurezza di Salvini, lo Ius Soli, la legge elettorale. Questo ha pensato in questi mesi. Quindi quello che è sicuro che c'è stato un menefreghismo per 6 mesi. Avrebbero dovuto ampliare le terapie intensive, assumere medici, comprare tamponi, mettersi, perché gli esperti l'avevano detto, bisogna fare tamponi il più possibile in modo da tracciare il più possibile il contagio. È stato fatto? No. E poi i mezzi pubblici. Il capo del CTS dice: ma lo abbiamo scritto almeno 20 volte in 20 comunicazioni al governo. I trasporti pubblici, i trasporti pubblici, i trasporti pubblici. Ci mancava Sgarbi che diceva capre, capre, capre. Ecco, i trasporti pubblici, capre, i trasporti pubblici, capre. Ma non è stato fatto nulla. Come lo chiamate questo? Superficialità, pressapochismo, erano impegnati ad andare a mangiare la carbonara in trattoria, dovevano andare in spiaggia come fico, senza mascherina, e beh, erano impegnati in altre cose, tanto ormai era tutto passato, no? Ormai non c'era più niente nella loro superficialità, nella loro superficialità. E poi dicono che fin dall'inizio della pandemia, ricordano Salvini, Meloni e Berlusconi, il centrodestra, che è la prima forza politica della nazione e governa la maggioranza delle regioni, ha anteposto, scusate, l'interesse dell'Italia all'interesse politico della propria coalizione. Per mesi abbiamo preparato proposte ed emendamenti, ma ha atteso invano che il governo ci convocasse in Parlamento, la sede istituzionale, dove è giusto che avvenga il confronto tra maggioranza e opposizione. Ancora pochi giorni fa ci è stata data la notizia dell'ultimo DPCM, soltanto poco tempo prima della sua comunicazione agli italiani. L'attuale situazione sanitaria sta precipitando anche a causa delle mancate decisioni e delle decisioni rimandate del governo. Il paese si è presentato impreparato alla seconda ondata della pandemia, che pure era ampiamente prevista e prevedibile. Come diceva anche Bertolaso, lo sapevano e lo sanno anche i sassi che arriva una seconda ondata nell'epidemia e poi magari anche una terza, attenzione, non è che ce ne sono solo due, ci sono vari ritorni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, iscrizione gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e anche nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.